Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane a lunga lievitazione. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più 8-10 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, lievito di birra disidratato, zucchero e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito e lo zucchero ed azioniamo il bimby per 3 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere la farina. Il sale e facciamo impastare per 3 minuti in modalità spiga. Lasciamo riposare l'impasto nel boccale per 15 minuti. Trascorso il tempo, azioniamo nuovamente il bimby per 2 minuti in modalità spiga. Lasciamo riposare l'impasto all'interno del boccale per 10 minuti. E ripetere questa operazione per altre 2 volte, sempre lasciando riposare l'impasto 10 minuti all'interno del boccale. Dopo aver fatto riposare per l'ultima volta l'impasto e aver effettuato gli altri passaggi per 2 volte, adesso trasferiamo l'impasto in una ciotola infarinata. Coprire con un canovaccio e riporre in frigo per almeno 8 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto dal frigo, adesso lo posizioneremo su un piano di lavoro molto infarinato perché l'impasto risulterà colloso. Infariniamo anche la superficie. Infariniamoci le mani e adesso cercheremo di fare di stendere formando un rettangolo con le mani. Stenderemo adesso. Facciamo le pieghe, lo dobbiamo piegare come un libro, una prima parte. Poi chiudiamo così, schiacciamo bene, poi chiudiamo ancora e schiacciamo bene. Rigiriamo l'impasto e rifacciamo lo stesso lavoro, stendiamolo e facciamo nuovamente le pieghe. Adesso lo andremo a posizionare dentro una ciotola con un canovaccio e lo faremo lievitare per altri 90 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato e lo trasferiremo in una pirofila che abbiamo unto con dell'olio, l'importante è che abbia un coperchio. Polverizziamo con un po' di farina . Chiudere con il coperchio
e cuocere in forno preriscaldato a 230 gradi per 30 minuti. Successivamente togliere il coperchio e continuare la cottura a 200 gradi per 20 minuti circa. Il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pane a lunga lievitazione. Grazie e alla prossima ricetta!